Balbo Russia Policoro, il big match dell'ottava giornata del campionato di Serie C di calcio a 5 femminile. Al Palaolimpia le Ioniche hanno battuto con un perentorio 8-3 la capolista SD Sport, riuscendo così ad agguantare le venosine e a raggiungere la vetta della classifica a 21 punti in condominio proprio con il Venusa. Una gara condotta con maestria delle ragazze allenate da mister Giuliano Sciarnoschi, con il risultato mai in discussione. Il Borussia Policoro ha sempre gestito la gara a proprio favore, mostrando fin dall'inizio la volontà di portare a casa i 3 punti. Ad aprire le marcature al settimo minuto Sharon Di Sanza, replica del Venosa con il pareggio di Malagnino. Poi il Borussia sale in cattedra e va nuovamente in vantaggio con Capitan Scarcia e allunga con Bergamotta. Nella ripresa Venosa è in evidente affanno e le padrone di casa vanno ancora a segno con Bergamotta e la doppietta di Gentile. Gorga riduce le distanze, ma le nuove reti di Gentile e di Sanza chiudono definitivamente la pratica. Il gol finale di Malagnino serve solo per le statistiche. La settimana prossima una nuova delicata sfida attende il team policorese con la trasferta in casa del Lions Potenza, terzo a 14 punti. Ma i numeri sono con le atlete ioniche. La vittoria di domenica con il Venosa è il settimo sigillo consecutivo in un inizio di stagione da incorniciare, caratterizzato dal buon gioco mostrato in campo e dal grande affiatamento in squadra, elementi che possono essere determinanti per il raggiungimento dell'obiettivo finale, la promozione nella Serie A nazionale. Un risultato ancora più strepitoso se si pensa che l'avventura delle ragazze del Borussia Policoro nel campionato regionale è iniziata appena 2 anni fa. Dall'ottobre 2013 la squadra ionica ha fatto passi da gigante, arrivando ora a giocarsi l'accesso diretto nella massima serie nazionale.